Che succede? Il limbo è collassato sul mondo reale. Ciò che una volta era nascosto ora è visibile a tutti. La rivoluzione è nell'aria. Non credevo che avrei mai visto questo giorno. L'inizio della fine dei demoni. L'umanità sarà libera. Sì. Libera dai demoni. Ora possiamo governare. Cosa hai detto? La strada è libera, possiamo governare. Governare cosa? Questo. Ogni cosa. Virgil. Intendi come Mundus? No. No. Noi non saremo affatto come Mundus. Noi rispetteremo i nostri sudditi, non li schiavizzeremo. Sudditi? Intende te. Intende gli umani. Credevo combattessimo per la libertà. Era per la sua libertà che combattevamo, non per la tua. Non essere così ingenuo. Gli umani sono deboli. Sono come bambini. Hanno bisogno di protezione. Non solo dagli altri, ma anche da loro stessi. Noi, tu e io, li abbiamo salvati. Tu e io li abbiamo salvati? E chi altro? Un'umana. Kat è stata utile, ma... Utile? Kat mi ha salvato la vita. Kat ha resistito alla tortura per tenere segreta la tua esistenza. Ci ha guidati nella torre al nascondiglio di Mundus. Avremmo fallito decine di volte senza di lei. Ascolta. Se non riesci a vedere il caos che gli umani causeranno, se non vuoi assumerti la responsabilità di proteggerli, fatti da parte. Governerò da solo. Non ti ho aiutato a distruggere Mundus perché prendessi il suo posto. Non posso lasciartelo fare, Virgil. E io non posso lasciare che mi fermi. Fatti da parte. Non farlo. Virgil, ti prego. Starne fuori! Mi dispiace, fratello. Non esserlo.
Non è troppo tardi. Sì, invece. Il mondo è sotto la mia protezione ora. Ti sei schierato dalla parte sbagliata. Tu non sei umano, Dante. E non lo sarai mai. Non so più chi sono. Io so esattamente chi sei. Tu sei Dante. Niente di più e niente di meno. Thank you.
self-medicating, craving punishment. Blaming myself for a world on fire.